Quelli del Varnella in vantaggio per 1-0 contro i Fantascotti in questo ultimo match dell'anno. La rete realizzata per i gialli da Dario Sica, quest'oggi in prestito. E con il suo mancino ha fulminato il portiere dei Fantascotti. Si gioca con un clima glaciale qui al Pianeta Calcio in quest'ultimo turno dell'anno, del 2011. Vediamo in cronaca diretta con Persico che si appoggia alle spalle, poi c'è Minopoli. Allarga ancora la trama dei gialli, palla allargata sulla sinistra per Vannella che la tiene in campo. Ancora il capitano lungo linea per Persico. Il triangolo non si chiude perché c'è il rientro di un difensore, poi Nicolella riparte subito in contropiede. Triangolo con Fiore, ferma tutto un contrasto dei gialli. Adesso è Sica che si difende, ancora Sica va avanti, sempre palla incollata al mancino. Poi per Vannella che il controllo un po' difettoso, infatti Nicolella recupera il pallone. Partito il contropiede, attenzione, Fiore solissimo, Fiore, serve un compagno, sbagliando clamorosamente il passaggio quando avrebbe potuto anche calciare in porta. Occasionissima per i Fantascotti che restano dunque sotto di una rete. Busi al rinvio con una mano a cercare Persico. Palla per Nicolella. Buono il dribbling di Nicolella che subisce forse fallo e così l'arbitro fischia un calcio di punizione poco dopo il centrocampo in favore dei Fantascotti. Sulla palla andrà probabilmente capitan cinese Capasso. Fantascotti quest'oggi molto rimaneggiati con De Paulis tra gli altri che manca. Seguiamo questa punizione con Capasso, parte il tiro, barriera piena, ancora Capasso. Palla dentro poi per Fiore che prova un numero con un colpo di tacco, se gli fosse riuscito avrebbe messo praticamente a metri zero il cinese. Si è messa laterale adesso per i gialli. Seguiamo l'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Sica per Capitan Vannella, allarga bene, triangolo ancora con Vannella. Sbaglia il tocco qui Persico, Nicolella, poi Sica, i due sono compagni di squadra, si affrontano quest'oggi in uno strano derby di prestiti. Sica va bene via, attenzione, ritorno di Novelli che ferma tutto in fallo laterale, seguiamolo che però è in zona d'attacco. Sica la mette dentro, Nicolella allontana, lungo in avanti dove c'è soltanto Busi. Seguiamo quest'ultimissima azione per i gialli che vengono fermati in fallo laterale, 1-0 quelli del Vannella contro i Fantascotti. Chiudiamo qui il nostro collegamento.